Qualche stupido poi, eh? Ma sono la mia, una persona la che devo. Oh,
lei deve essere quel diavoletto del signor Battista. Io magari prego, si accomodi. Si accomodi, prego. Possiamo offrirle qualcosa? Se bugiare, dai a fiora, più gas, salame, mi dai per fare bella tavola. Vedi Firenze, sir. Grazie, ma per ora preferirei un salutare bicchiere d'acqua, poi forse... Come? Ma prenda almeno il caffè con noi, no? Il caffè? Vino, metta sul caffè, ma prego, metta sul caffè, come fino che non metta sul caffè, ma prego. Il caffè? No, è quasi una droga per me. Caffè non... Fina, mettami a sotto caffè. Le vado a prendere un momento, le faccio vedere tutto,
E io già rimediato, sa il mio errore, vado a prendere le carte. Un attimo, signor ispettore, un attimo. Ecco, vede qua? Vede, no. No, qua, può vedere? Non è necessario. Venga qui e si sieda vicino a me. È meglio far due chiacchiere io e lei, guardandoci in faccia. A quattro occhi ci si intenderà meglio. Mi chiedo il confessandolo. Praticamente, insomma, non faccia più i conti
solo lei. Ha ragione, perché io lo dico sempre, del resto ne ho mai fatta solo, perché non sono tanto bravo in matematica, io l'ho sempre detto, però non sono tanto bravo in matematica, però... Oh, la cosa finisce qua, eh? Vedremo. Ora, però, gradirei fare due parole anche con gli altri componenti della sua famiglia. Come la mia famiglia? La mia famiglia, i componenti della mia famiglia, ma a che scopo, scusi? Beh, anche loro sono parte in causa della situazione. Beh, sì, no, ha ragione, sì. Gli richiamo subito. Un attimo che... Permesso. Pina! È venuta, che chiama? È venuta, Pina! Prego. Rispetto a Lugas, mi stai parlando. Noi abbiamo terminato. Io gradirei fare due parole con lei, signora. Ecco, allora, guardi, facciamo una cosa, Senta, dottor Spettuna, io vado di là, prendo tutte le carte che devo fare, no? Intanto lei fa due parole. Vada pure. Con permesso, Santità, sono confuso. Su. Stia tranquilla. Io sono qui in vacanza e sono qui da voi in incognito. Pertanto sono una persona qualunque. Sì, qualunque, è una parola. Le ho detto di stare tranquilla. Piuttosto volevo sentire la sua versione, quella donna con la quale, la sua amica, quella donna con la quale ho parlato per strada, mi ha accennato molto velocemente la questione. Ma i due ragazzi si vogliono bene sul serio? Oh sì, Santità, proprio tanto. Però vede, mio marito, per via delle sue idee politiche, non vuol sentirne parlare. Non ci pensi? Capisco tutto. Amor nescit moras. L'amore non conosce ostacoli. Piuttosto chiami la sua figliola, così sarà già presente quando arriverà Matteo. Matteo viene qui? Certo. Oh, sorriva che culon la controva anche. Va bene, Santità, la chiamo subito. Prego. Nadia, vieni. Arrivo. Vieni. Su, stai tranquilla, tutto si sistemerà nel migliore dei modi, stai tranquilla. Speriamo veramente. Stai tranquilla. Perché non le trovo più quelle carte, le aveva messe dalla... Oh, che a te, sei qui? Sì, la sua figliola è venuta a salutarmi. Complimenti, è proprio una bella e brava ragazza. Lo so, sa. L'ha preso tutto da me, somiglia tanto a me. Sì, non per dire. Guardi, è veramente una brava ragazza, sa, al giorno d'oggi. Ha pienamente ragione, signora, così in futuro, se Dio vorrà, potrà costruirsi una buona famiglia con un bravo sposo. E mica per farmi che? Non deve ripetersi mai. Perché è un bel momento, Va bene, certo. Ma allora possiamo andare avanti con quello che parlavamo prima? Sicuramente. Si dovrà pur giungere ad una conclusione. Ad finem! Che sono i campanelli? Avanti! Di che era qua adesso? Avanti! Ancora la smandaccia a te. Davvero curiche? Anzi, se non ti accordi con su due passi, curiche? Buongiorno a tutti, scusate e perdonate l'intrusione, ma mi sono precipitato qui quando il Signore mi ha mandato a chiamare.
una mandà a Chamalu. E s'agantro lui. S'agantro lui col mec. Menzione. Scusatemi la domanda, signor ispettore, ma lui cosa c'entra con me? Dimenticavo di mettervi al corrente di Matteo, il mio bravo assistente. Assistente? Colui che? L'assistente? Certo, qui a Val. È proprio lui che mi segue sempre ed appunto mi assiste passo passo qualunque cosa io faccia. Come? Qualunque cosa lei faccia? Certo, diciamo pure che è il mio bravo collaboratore. Non so proprio cosa farei senza di lui. Che si è da quant'era cinese.
se devo dire che in passato abbiamo avuto qualche malinteso. Poco malinteso. Malinteso giusta tutto, si aggiusta sempre tutto, Certo che io dovrò venire più spesso a casa vostra per il controllo fiscale della contabilità di quest'anno. E se mi capiterà di venire, non ci saranno problemi. Problemi? Ma niente a fare! Niente a fare, che durante il pegni tutte le volte che vuoi, tutte le volte che vuoi. Del resto, non devi venire anche per finire la tovaglia della chiesa. E allora, metti tutte le volte che vuoi, no? E sua figlia? Mia figlia? Nadia? Sa che entra nel fiore. Beh, lei sa che siamo molto amici. Questa amicizia proprio non va giù, io posso starmene fuori e per il controllo fiscale della contabilità verrà la persona che era qui prima e non verrò io. No, la sapere, con il lemme insomma di Gle, no? E insomma da non due. Però con una staga più la casua, con una staga a casua che me hanno fatto che sia meno. Le faccio volentieri a meno, con il lemme con una staga a non te. E non me vengo. La ringrazio allora. Sono chiarito della questione. Certo signora, ci siamo chiariti su tutto. Fine. Sì. Ma sa che confio che non to grosso, Non to grosso. E insomma, sorry, in quella cacca, insomma mai dit niente, Insomma mai dit niente. E poi, ho ganato la roba. Io sapevo che era tanta mese di nati, ma cosa c'è da mo? Le tante mie giornate, però adesso la roba cambia. La roba cambia. Oh, quante parole. Non sarà mai che te la chiamo la più. Sarà mai che te la chiamo che. Alla di che? C'è, te la chiamo la più. Sarà mai, no? Sì. Sono proprio contento. Sarà anch'io mio.